inaugurata la nuova sede dell'ufficio Relazioni con il Pubblico di Quarrata, che si è spostato dai vecchi uffici in via Corrado da Montemagno ai nuovi locali in piazza Risorgimento, al piano terra della ex palazzina Lenzi. All'ingresso della nuova sede, che ai piani superiori ospita il servizio pubblica istruzione, è stata posta una targa con il nuovo logo dell'URP, realizzato dalla giovane grafica Zoe Muratori, che ha donato gratuitamente il disegno al comune. L'URP, come tutti gli URP del nostro paese, si occupa di orientamento, comunicazione, servizi di primo livello al cittadino. E insieme a noi ci sono anche altri servizi specifici gestiti dal comune ma affidati in esterno, come lo sportello casa. Il comune di Quarrata è un comune ad alta densità abitativa, per cui l'emergenza casa è presente. E poi lo sportello migranti, perché abbiamo una grossa fetta di persone di altri paesi che vengono a Quarrata per stabilire la propria residenza, per cercare lavoro e quindi per aiutarli nello sbrigare le pratiche di permessi di soggiorno, carte di soggiorno, cittadinanza. Ora abbiamo tanti nuovi cittadini. Abbiamo questo servizio a disposizione. Gli orari sono gli stessi, come ho detto, 8.30, 12.30 tutti i giorni. Abbiamo scelto di restare aperti anche il sabato e ora con la nuova sede saremo sul mercato, proprio perché qui ci sarà il mercato. Intanto, vabbè, io sono una presenza nuovissima da lunedì scorso e sono felice anche che il sindaco mi abbia dato l'interim di questa dirigenza, perché l'URP è l'immagine del comune a livello burocratico, è lo sportello primo del cittadino e quindi con piacere prendo atto di questa nuova sede luminosissima e spaziosa, a norma soprattutto in tempi, diciamo, non felici.